le isole più vicine all'Europa, il Parlamento di Strasburgo ha votato una risoluzione con la quale lancia una nuova sfida per la coesione. Lo scopo è accorciare le distanze con il continente, rendere meno costosi i trasporti e affrontare le nuove sfide dell'economia. Prossimo passo, un maggior impegno finanziario di Commissione e Consiglio europeo. Da Strasburgo sentiamo Marina Turco. 20 milioni di europei vivono nelle isole, 5 sono siciliani, il divario con le regioni continentali è economico e infrastrutturale, una condizione che accomuna la Sardegna, la Corsica, le Baleari, alle isole greche. Il Parlamento europeo ha votato ieri a larga maggioranza una risoluzione che punta a cambiare le cose. Relatore il francese Younous Omarjee, presidente della Commissione per lo sviluppo regionale. Viene incardinato un patto con un elenco di cose da fare, affidare alla Commissione e al Consiglio europeo, perché passino all'azione anche per rimediare ai nuovi ritardi causati dalla pandemia. Collegamenti, trasporti, pesca, transizione ecologica, agricoltura. L'obiettivo è una coesione più efficace, disegnata sulla eterogeneità. Il 2024 potrebbe essere l'anno europeo delle isole, a significarne la centralità nell'agenda politica europea. Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, isolana e maltese, promette impegno. Non dobbiamo mai dimenticare che le isole sono al centro della politica. Spesso dimentichiamo, spesso non facciamo abbastanza, ma oggi abbiamo avuto un rapporto che è stato adottato da una maggioranza che è straordinaria. In questo Parlamento non è sempre facile avere questi numeri, con una strategia che è ambiziosa, che dobbiamo fare un patto per le isole, che non dobbiamo dire che tutte le isole sono le stesse, ma hanno delle sfide che coincidono. Allora, se abbiamo un fronte comune, io penso che possiamo, io comincerò a lavorare adesso con questo rapporto con le altre istituzioni. La questione migratoria, la Corsica ha il problema degli sbarchi, non tanto quanto la Sicilia. Secondo voi questo patto può essere utile, sì, a fare pressione? Io penso che bisogna avere una posizione comune dell'isola del Mediterraneo. Non siamo solo isole della perifericità, siamo anche al centro del Mediterraneo, e poi ci vogliamo pensare e far capire anche ai nostri governi che siamo un'intermediazione tra nord e sud. Ma la battaglia a questo punto diventa molto più ampia, perché incide sul regime degli aiuti. Cioè, noi dobbiamo, come abbiamo dimostrato oggi con la risoluzione, di dimostrare che l'intervento finanziario a sostegno dei trasporti non è un aiuto alle imprese, ma è un aiuto ai siciliani, ai sardi, ai corsi, che hanno diritto di essere italiani come gli altri, europei come gli altri, francesi come gli altri.